Signore Gesù, tu sei la via che ci conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo Gesù, tu sei la verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore Gesù, tu sei la vita per la salvezza del mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, creatore e padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'avere sconfitto i re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poi è anche re di Salem, cioè re di pace. Egli senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimase sacerdote per sempre. Ora sorge a somiglianza di Melchisedec un sacerdote differente, il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Grazie a Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere estendi il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro:
È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Un pensiero su questo brano del Vangelo che continua il discorso anche di ieri, sul tema del sabato, sul violare o il rispettare il sabato, con la duplice mentalità, quella dei farisei, qui oggi anche degli erodiani, queste varie sette che leggono la loro visione della fede in un modo letterale, direi in un modo purtroppo statico, mentre Gesù è venuto a portare una visione della fede in modo dinamico, di trasformazione. Ecco, è l'uomo al centro dell'attenzione, non un rispetto di una legge, diciamo, teorica, o peggio ancora su delle tradizioni umane, come diceva Gesù in altre occasioni. Voi, per rispettare la vostra legge, avete dimenticato il comandamento di Dio. E il comandamento di Dio qual è? Salvare l'uomo. In questo caso ci troviamo di fronte a un malato che è lì nella sinagoga a pregare, e certamente, come tutti, quando si trovano in situazioni di sofferenza, pregano Dio di aiutarli, di liberarli. E lì c'è Gesù, pronto ad ascoltare, anche se in modo silenzioso, questa richiesta di questo malato. Però Gesù prima domanda a loro, che sapeva bene come la pensavano: è giusto in giorno di sabato guarire o uccidere, fare del bene o fare del male? Ma essi tacevano. Certo, non si vogliono impegnare, non si vogliono esprimere. E allora Gesù, ecco, con sofferenza e anche indignazione dice al malato: stendi la mano. Quindi la guarigione, quindi la liberazione. Per questo Gesù è venuto. E San Paolo, commentando in qualche modo lo spirito del Vangelo, dirà: la lettera uccide, è lo spirito che dà vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della Tua verità, affinché formassimo la Chiesa suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E a Dio nostro Padre, con la gioia e l'amore dei figli, ci rivolgiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.
la partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Concludendo questa Eucaristia, rinnoviamo al Signore il nostro impegno ad essere costruttori di unità, e per questo invochiamo l'amore misericordioso con la preghiera della novena di Madre Speranza. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore, dicendomi che per tua misericordia non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.